è il luogo ancora dell'ascolto della parola di Dio. E parliamo sempre della duplice mensa, la mensa della parola e la mensa del corpo e sangue del Cristo. È il luogo della celebrazione dei sacramenti e delle altre azioni liturgiche. Tutto ciò ha rilevanza non solo per la concezione, ma anche per la stessa architettura della Chiesa e l'organizzazione dei suoi spazi rituali. Io dico sempre che un architetto che non prega, che non ha imparato a pregare, difficilmente potrà trasmettere in forma artistica il contenuto di ciò che una Chiesa è. Occorre avere questa compenetrazione di sentimenti e di produzione artistica, altrimenti non si dà il vero senso e il vero significato della Chiesa. La Chiesa è la domus ecclesiae, cioè la casa in cui la comunità si raduna per il culto, cioè per l'incontro di salvezza con il suo Dio. È qualificata dalla presenza dell'altare, dove si celebra l'Eucaristia, centro e fulcro di tutto lo spazio rituale e dell'intero edificio. Anche all'esterno, dove l'eminenza architettonica, il rapporto in rapporto con il centro architettonico e teologico-liturgico che è l'altare. L'altare determina sia l'interno della chiesa che anche l'esterno, per dire che è realmente il centro di tutta la chiesa. La chiesa è qualificata da uno spazio per la preparazione della parola di Dio come annuncio della resurrezione di Cristo. Infine è strutturata in funzione anche delle altre celebrazioni sacramentali e liturgiche non sacramentali, senza trascurare le esigenze delle pratiche di pietà popolare. Sappiamo.